Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini alla separazione. La coppia, che da qualche anno è certamente la più chiacchierata e discussa del mondo dello spettacolo e del gossip, si è improvvisamente divisa a fine dicembre 2015, quando lei fece sapere tramite il suo avvocato di aver avviato la pratica della separazione. Da allora, formalmente, ci sono stati pochissimi cambiamenti. Al contrario, le voci in merito alle cause della spaccatura, quelle relative ad un possibile ritorno di fiamma, o ancora le supposizioni sulla presenza di terze persone, hanno quotidianamente colorato le pagine dei giornali di gossip. Cosa è accaduto davvero tra Belén e Stefano? Perché la coppia è arrivata al punto di separarsi? Mentre i due provano a rimettere insieme i cocci, in queste settimane si stanno ritrovando sul set di una nuova trasmissione targata Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, la versione italiana del format estero Pequenos Gigantes. Il programma vede proprio Belén Rodríguez alla conduzione e Stefano De Martino nel cast. Qualche giorno fa la conferma dell'incontro in studio è stata data dallo stesso ballerino, ma giorni fa sulla pagina Facebook ufficiale del programma è comparso un video di alcuni momenti del backstage. Si vedono i bambini, veri protagonisti del programma, ma si vedono anche Stefano e Belén. Prima sono separati, impegnati nei loro rispettivi ruoli, poi insieme. Un'immagine che certamente non può passare inosservata. Un tenero momento in cui uno dei bambini bacia sulla guancia Belén, che sorride. A sua volta Stefano, a pochi centimetri, osserva la scena con sguardo perso e altrettanto sorridente. A guardare questo scatto viene immediatamente in mente che, se il bambino in foto fosse stato Santiago, questa sarebbe stata una delle tantissime istantanee pubblicate in questi anni, dalla coppia, sui canali social. Chi se ne frega.